alla premiazione del secondo Tutti per Guglielmo Onlus Trophy. La gara è a scopo benefico in favore della Fondazione Marta Cappelli Onlus. Bravi. La gara si è giocata con formula Stableford Handicap, tre categorie. I premi sono gentilmente offerti dalla famiglia Grassellini, che ringraziamo. Bene, bravi. E i bagnoli, ringraziamo anche i bagnoli. Bravo, bagnoli. Al tavolo della premiazione, dottor Matteo Grassellini, il dottor Fernando Damiani, presidente del Golf Club di Puntale. Bravo. Prego. Bene, intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui, anche numerosi per la premiazione, perché è un bel momento e quindi questo è il merito anche di tanti amici che avete per una gara che ha un significato particolare e questo quindi è un valore aggiunto alla gara di golf. Per questo poi lascio la parola a Matteo e no, anche Valentina. A Valentina. Perché dai, magari meglio di me riescono a trasmettere il valore e il significato di questa gara. Io non posso fare che i complimenti ai vincitori, ma ringraziare tutti i partecipanti perché insomma sono giornate anche impegnative da un punto di vista climatico, è caldo come del resto dovrebbe essere in questo periodo, però è un caldo che ci portiamo con noi ormai da troppi mesi e comincia un po' a pesarci. È il momento più bello delle gare per il circolo di Puntala e questa rientra fra le gare più belle ormai da due anni nel calendario delle gare di agosto, quindi un valore aggiunto anche alla gara, che proseguiranno con gare importanti un po' per tutto il mese in un campo che fortunatamente abbiamo il piacere di potervi dare nelle condizioni migliori nonostante la gran siccità che attanaglia un po' tutta l'Italia e tutta l'Europa, vorrei dire. Comunque grazie a tutti, grazie a Matteo e grazie a voi. Io semplicemente ringrazio tutti per essere venuti. Ci teniamo a questo tipo di gare per favorire anche altre associazioni che hanno bisogno di aiuto e basta, è molto caldo, io accelererei la cosa, grazie anche a Bagnoli. Matteo, la prossima volta la camicia bianca. La camicia bianca è meglio. Mi sento dietro. Anche te l'hai più scura. So più affezionata al nero. Vabbè, ma io sto messo. La camicia bianca è meglio. Benissimo, allora procediamo con l'assegnazione dei premi speciali partendo con il nearest to the pin, unico alla buca 15, se lo aggiudica con 3 metri e 16 Ivano Scarpini. Ciao Ivano, ci sta? Ivano arriva, sta arrivando, ha detto sta arrivando. Nearest to the pin unico alla buca 2 con 4 metri 80 Filippo Bagnoli. Bravo Filippo. Procede il premio per un'estrazione. E il driving contest unico alla buca 10 se lo aggiudica Filippo Bianchi. Bravo. Qua è il kit da viaggio. Meraviglioso. Sì, grazie. Foto? Perfetto. A posto, vai. Pennelli da barba e allora creme da barba artigianali e pennelli da barba fatti da 4 generazioni, produciamo a mano questi capolavori, piccoli capolavori. Tutto va, niente. Anche la ricetta dei sapori del barber shop. Niente, non ve lo devo dire perché sennò poi non c'è più il segreto. No, abbiamo un barbershop anche a Firenze, in Borgo San Jacopo, è un salone molto elegante, insomma, dove ci farebbe piacere che venisse a trovarci quando venite a Firenze. Grazie.
Bene, allora procediamo adesso con la premiazione del primo Levi. Sì, 37 punti se lo aggiudica Anna Faccardi Stefana. Brava. Come arriva a puntare subito a premio. Essendo prodotti da uomo, la signora abbiamo preso da un esotista una terra con i pennelli da donna della moglie. Allora, grazie signora. Moglie, certo. A lei. Facciamo la foto. Ok, perfetto. Grazie. Passiamo alla premiazione della terza categoria con handicap di gioco da 25 a 36, terzo nel netto, 35 punti Fabio Cini. Bravo Fabio, non c'è. Estrazione. Secondo nel netto di terza categoria con 36 punti Francesco Ferrari. Bravo prof. Bravo Francesco, questo è il tuo. Grazie. Grazie. Zaga, bellissimo, no, veramente bello, guarda. Premo da barba Zaga. È buonissima. Saluto anche Matteo. Tutto, guarda, già preparata. Ti aiuto? Vai, grazie, Francesco. Ciao già. Grazie. Ok, posto, via. Vincitore della terza categoria con 39 punti, mister Maurizio Perteghella. Bravo, poi c'è estrazione. Contenti, presenti per l'estrazione. Tutti gli assenti prendono doppio applauso. Sì, sì. Ci ha dato ritardo, noi vado e qua, le do. Il Lire Studepina, la buca 15, con 3,16 m, Ivano Scarpini. In ritardo. La foto di Ivana, ecco Ivana, il premio, perfetto. Ok, posto, via. Passiamo alla premiazione della seconda categoria handicap di gioco da 17 a 24. Vediamo al terzo posto con 37 punti Christopher Poaco. Eccoti qua, te mandarino e spezie. Perfetto, a posto. Vai. Grazie a te, Cristo.